i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. A testa alta, il Calendesercito 2023. A testa alta, questo è il motto del nuovo Calendesercito 2023 realizzato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, presentato il 28 settembre 2022 presso la Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito. Non solo un calendario, ma una vera opera editoriale storica, ricca di foto e testi, che racconta i 98 giorni seguiti all'annuncio radiofonico, l'8 settembre 1943, dell'armistizio di Cassibile, stipulato con gli alleati il giorno 3 settembre. Un evento che sancì la fine delle ostilità contro gli alleati e la conseguente fine dell'alleanza con la Germania nazista, ma soprattutto segnò l'inizio di una delle pagine più difficili per il nostro paese. A Porta San Paolo, a Cefalonia, a Corfù, a Spalato, in Sardegna, al confine orientale e in molti altri luoghi, la scelta da parte delle nostre forze armate, talvolta con coraggiose assunzioni di responsabilità da parte di ufficiali senza guida, fu determinante e netta, con 87.303 caduti. Fra l'autunno 1943 e la primavera 1945 e 365 medaglie d'oro. Lo spirito di una nazione aveva ricompattato soldati di ogni grado, provenienza ed estrazione nel sacrificio per la salvezza di un bene comune minacciato. Si reagì anche laddove non sussisteva ragionevole probabilità di successo, dove la certezza era nella direzione di subire l'annientamento o le rappresaglie. Su questo sfondo risalta il semplice eroismo di quanti scelsero di obbedire al comunicato di armistizio che, mentre prevedeva la cessazione ovunque di atti di ostilità contro le forze anglo-americane, imponeva però di reagire a eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Non cedere le armi, questo era l'ultimo ridotto dell'onore italiano, e il Regio Esercito italiano seppe reagire e riorganizzarsi, tornando a combattere e vincere a Mignano Montelungo per liberare il proprio paese. Ogni mese del calendario, giunto alla 26esima edizione, realizzato con la collaborazione di Leonardo e IDV Iveco Defense Vehicles, valorizzato da Difesa Servizi S.p.A. e per la prima volta stampato e distribuito da Giunti Editore, ricorda alcuni episodi significativi di quei tre mesi di combattimenti. Da Porta San Paolo alla Corsica, da Cefalonia alla resistenza clandestina. Gli ultimi mesi dell'opera sono dedicati alle due battaglie del cosiddetto esercito co-belligerante, a fianco degli alleati quando, l'8 dicembre 1943, i reparti del primo raggruppamento motorizzato partirono alla conquista di Montelungo, Caserta, la cui sommità fu conquistata il 16 dicembre. Il nuovo Calendesercito è stato presentato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Corpo d'Armata Pietro Serino, insieme al professor Giuseppe Conti, docente di Storia Militare e Storia Contemporanea presso la Sapienza di Roma, e al dottor Roberto Olla, giornalista del TG5, divulgatore storico, con la moderazione della dottoressa Flavia Giacobbe, direttrice di formiche.net. Il generale Serino ha spiegato quale sia stata l'ispirazione del nuovo calendario. In questi ultimi due anni in cui le forze armate tutte, ma in particolare l'esercito, hanno vissuto uno straordinario rapporto coi cittadini e col paese, mi sono spesso sentito dire che l'esercito era tornato nel cuore degli italiani. In realtà l'esercito è sempre stato nel cuore dei cittadini italiani, ci sono i fatti che lo dimostrano. Persino nei momenti tragici dell'8 settembre 1943, l'esercito ha dimostrato quella capacità di essere elemento di coesione nazionale che non ha mai perduto. Il 2023 segna l'80esimo anniversario di un anno tragico per la storia nazionale, ma importante. Era quindi l'occasione per ricordare quei tanti ragazzi giovanissimi di allora che, ad appena 90 giorni dall'armistizio, decisero di sacrificare la loro vita per una patria che sembrava perduta, ma ancora viva nel loro cuore. Il professor Giuseppe Conti ha poi chiosato:
La deposizione di Mussolini del 25 luglio costituì un primo disastro sul piano politico per le giovani generazioni, le quali si chiedevano che senso avesse continuare una guerra combattuta eroicamente per 3 anni con inferiorità di mezzi rispetto al nemico. Queste problematiche saranno ingigantite dall'8 settembre. Il gruppo dirigente che sostituì Mussolini aveva il compito difficile di far uscire il paese dalla guerra, ma non fu all'altezza. La mancanza di ordini chiari lasciò ai comandanti, nei vari luoghi, la responsabilità di prendere decisioni da soli. Recenti studi hanno dimostrato che l'esercito non rimase allo sbando. La reazione ci fu, con la consapevolezza di rispondere all'offesa, ma l'istituzione che alla fine pagò per tutti fu l'esercito, che continuò a battersi cercando di tenere alto l'onore. La narrazione divulgativa, ha concluso il dottor Roberto Olla, è soggetta a pressioni che quella scientifica non ha. Questo calendario è uno strumento che, con la sua facile diffusione, consente passi avanti per una divulgazione sempre più agganciata alla ricerca scientifica. Il Calenda Esercito è dedicato alla memoria di quei soldati e anche quest'anno contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell'Esercito, alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite a beneficio dei circa 500 orfani di ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per necessità di carattere economico-familiare. L'opera editoriale, come detto stampata da Giunti Editore, sarà distribuita nei 250 punti vendita dell'editore fiorentino. Un'ulteriore dimostrazione della volontà di essere a contatto con i cittadini e il paese. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.